Dopo queste eccellenti letture è finita la sezione dei premi speciali. Un'altra novità che ha già prima annunciato brevemente Niccolò di questa edizione sono le menzioni, sempre speciali, e sono dei testi, poesie e di traduzione, che la giuria, nonostante questi testi non siano arrivati tra i primi tre classificati, ha voluto comunque premiare e appunto permettervi di ascoltarli. Cominciamo con le poesie e chiamo tutti e cinque gli autori sul palco, e sono Letizia Vitali della terza C del Liceo Classico, Marco Caverni della seconda B del Liceo Classico, Marina Emily Macaris della terza A del Liceo Classico, Alessandro Paperi della quinta B del Liceo Scientifico, e Nicola Brusca, che è già qui sul palco, della seconda B del Liceo Classico. Accompagneranno le letture di queste poesie tre grandissimi suonatori e musicisti: Marco Carnaroli della prima B del Liceo Classico, Edoardo Picchi e Samuele Evangelisti della quinta G del Liceo Scientifico. E cominciamo con le letture, vi prego di accomodarvi sul bordo del palco, e cominciamo con la lettura dell'onnipresente Niccolò Brusca, con la poesia Lo spettatore impossibile, letto, indovinate da chi? Niccolò Brusca. Ma anche accompagnato. Lo spettatore impossibile. Ero lì, con gli occhi ti scavavo dentro, con le labbra ti sussurravo gesti, con le mani descrivevo versi, in piedi, in fondo, tutta la sala stirata tra noi. Irraggiungibili, scrutavamo i nostri riflessi nell'altro, poi il saluto, gli applausi e i nostri sguardi conclusi. Eravamo eternamente lontani, sommersi sui prati, distesi in due mari. Ascoltiamo ora la lettura della poesia di Marco Caverni, In acqua, letta da Giulia Terracciano, della seconda A delle Scienze Umane. In acqua. Sono un pesce che nuota. Nuota controcorrente, verso l'origine del torrente. Sono un orso che ha fame, affamato da ore, e già pregusta il sapore di quel pesce. Io nuoto, io aspetto, in acqua, limpida e contraria, torbida e vitale, sempre scorre senza sosta a chi dà la vita, a chi la rende, chi mangia, chi è mangiato.
E ascoltiamo ora Occhi profondi, letta da Immacolata Liguori della terza B del liceo linguistico e la poesia di Marina Emily Macaris della terza A liceo classico. Divoratrice di sguardi, ladra di storie addormentate. Non è il sole di ieri, né la luna di oggi, né questo perlato cielo. E ora il turno di Emanuele Rebecchini, che leggerà la poesia di Alessandro Paperi della quinta B del liceo scientifico, e la poesia si intitola Vedo costantemente aggiungersi carne al fuoco. Vedo costantemente aggiungersi carne al fuoco. Mi confonde sempre più la vasta nuvola di fumo denso come il sangue che ne fugge. Se sarò bravo cuoco, cadrà la cortina tutta e ai miei occhi si mostreranno splendidi i frutti del travaglio. Ma già so che il fallimento mi attende. Inesperto e immaturo mi scoprirò in ritardo. La carne bruciata da buttare. Chissà se avrò forza di lavare, scrostare e riaccendere la griglia. Se troverò carne, se la saprò puntualmente levare. Se vagherò eternamente di valori, affranto bei perduti o avvelenato dalla carne ormai carbone che non potei buttare ma mangiai perché credevo spreco cancellare sforzi. Credo di essermi innamorata, è questo il titolo dell'ultima poesia di questa sezione, scritto da Letizia Vitali e letta ora da Federica Polverari della quinta C del liceo scientifico. Credo di essermi innamorata. Credo di essermi innamorata di te. Che tremavi nel nostro forte abbraccio, rapita dai tuoi occhi miti, eppure per nulla immobili, di te, che mi tenevi fra le braccia e sussurravi, è bello averti fra le braccia, e forse ho compreso il tuo desiderio più profondo, non so se ti è rimasto addosso il mio profumo di fiori, è nascosto tra le mie mani il tuo, che avvicino al volto spesso, quasi a portarmi dentro la tua presenza. E mentre tu tremavi, mi tremava il cuore. Chiedo ora agli autori di queste splendide poesie di accomodarsi e ricevere il premio dalla giuria. Intanto annuncio l'ultimo premiato
in questa sezione delle menzioni ed è un testo di traduzione. Uno studente dello scientifico della quinta F del liceo scientifico, Luca Camillucci, che chiamo intanto sul palco. E che ha tradotto dei frammenti di Ipponatte, ce li leggerà proprio lui. Che testo non c'è? Un attimo, perché è difficile parlare davanti. Hermes, caro Hermes, piccino di maglia tua, Cillenio, ti prego, sto a crepare dal freddo, batto i denti, da un pastrano ai Ipponatte, anche un bel vestitino. E dei sandaletti, ma anche delle pantofoline imbottite, e di oro, giusto una sessantina di stateri qui. Infatti, mica mai dato il pastrano pesante, rimedio per i geloni d'inverno. Non mai mica nascosto i piedi nelle pantofoline morbide, affinché i geloni non mi crepino tutto. Infatti, a me Pluto, cieco come non si sa che è quello, venendo a casa mia, mica mi ha mai detto, Ipponatte, ma sì, ti sgancio 30.000 d'argento e tante altre cose. Infatti è stronzo dentro. Notevole, veramente notevole. Allora, finita questa sezione, ascoltiamo con gioia, io almeno sono molto contento, di ascoltare Gianmarco Orciari, un ex studente del liceo classico che con la viola ci farà sentire un brano di Paul Hindemith, Der Schwangerer.